C'è Pierluigi Marzorati dietro la seconda proposta per la riqualificazione dello stadio Franco Ossola. Oggi, martedì 30 luglio, in Comune Avarese, è stato rivelato il nome di chi ha presentato un progetto alternativo a quello annunciato lo scorso novembre da Urolo Immobiliare e dal Città di Varese. E a partecipare alla contesa è proprio l'ex campione di basket, stella della pallacanestro Cantù, che più volte ha incrociato le armi sul campo con l'Ignis. Ora il duello con Varese, la squadra di calcio in questo caso, si sposta al Franco Ossola, ma la sensazione è che la partita sia ancora molto lunga. Quello che è certo è che bisognerà attendere un altro mese per la convocazione della conferenza dei servizi, che stabilirà a quale dei due gruppi affidare la ricostruzione dello stadio. E i tifosi intanto aspettano. Luciano Bombini, storico tifoso del Varese, cosa l'ha portata a essere qui in comune proprio oggi in questa giornata così importante? Niente, perché sono nato a Varese, sono varesino al 100%, poi il Varese lo seguo da 67 e questa cosa qua mi interessava perché o si fanno adesso questo progetto qui di rinnovamento dell'impianto, se no bisogna farlo per forza. Niente, vediamo come si evolverà la situazione e niente, basta. Ora o mai più, Ora ha mai più, detto. esatto. Perché è assurdo arrivare a questo momento qua, dopo 20 anni, dopo quanti progetti se ne sono fatti in questi 20 anni, e si è arrivato a quel punto qua e bisogna farlo per forza, perché la struttura dov'è? È il posto ideale perché il perimetro è giusto e mi dispiace solo una cosa, che sia il basket e il calcio non si siano uniti assieme, perché già quei tempi, negli anni 70 così, tanti tifosi che partecipavano al calcio dopo seguivano anche il basket, e per me sarebbe stato meglio avere una polisportiva tipo come c'è a Barcellona o a Madrid.